veterinario cosa ha detto? Ma l'ha visto da delle radiografie? Poverino, mi spiace, povero String. No, noi bene, siamo al parco, ci facciamo un giretto, poi andiamo a comprare la roba per la scuola. Sì. Sì, la maestra nuova è molto carina, l'abbiamo già conosciuta. Aspetta un attimo. Giovanni, vatti a sedere su quella panchina dove c'è quel signore, laggiù. Giochi un po' col bambolotto, io finisco la telefonata con lo zio e poi arrivo, va bene? Ok. Ora ci mettiamo là e prendiamo un po' di pesco, ok? Ciao. Ciao, ciao. Biberon, reso, tutina, presa, cappellino, preso, babaion, preso. Oh no, come ho fatto a dimenticarmene? Non farmela qui, eh! Ho dimenticato il pannolino a casa. Non se la sentiva di fare ancora 2 o 3 anni? E portare i bambini a fine del ciclo. Marc Marquez vince il suo 4° mondiale MotoGP battendo Andrea Dovizioso, arrivato 2° vincendo all'ultimo round a Valencia. Ora ti facciamo una bella scorpacciata di latte e biscotti, fame? Ehi, senti, hai ascoltato la notizia? Ti piacciono le moto? Sì, un po'. Ah, bene, bene. E il calcio? Ronaldo? Messi? Sì, ogni tanto ci gioco a scuola con i miei compagni. Se la disturba lo faccio spostare su un'altra panchina. No, no, ma che disturbo, si figuri. E allora lo vedi? Cosa? I maschi non giocano con le bambole, non fanno queste cose. I maschi giocano col pallone, le moto, le macchinine, i soldatini, ne hai a casa, sì? Sono da bravo, non da tutto. Hai capito? Quello che voglio dire è che sono le femmine che giocano a fare le mamme. Forse sei tu che non hai capito, io sono il papà, non la mamma. Lui si chiama Mario, hai visto che bello che è? Si chiama Mario? E quanti anni ha Mario? 2. Mi puoi passare il cappellino, per favore? Vieni, vieni. Grazie. Thank you.